una tradizione che arriva da lontano. Si narra che la regina d'Ungheria, durante un viaggio da Venezia a Padova, si ammalò di febbre malarica alle porte di Treviso. La mattina del 1 agosto, quando ogni speranza sembrava essere perduta, la badessa, la monaca del convento, decise di scendere in cantina e di spillare una caraffa di mosto bianco, fermentato di uva Sant'Anna, che fece bere fino all'ultima goccia alla regina, che riuscì a sopravvivere. Può cadere un campanile, ma non una tradizione, quindi è un detto ormai consolidato. L'ho bevuto il bar, ma non subito però, prima del caffè. A volte dicono contro le malattie, a volte anche per il raccolto, cioè devo ancora capire qual è la vera cosa, però... Però lei nel dubbio l'ha bevuto? No, un bicchiere di vino fa sempre bene. Questa mattina ha bevuto il bicchiere di vino da tradizione. No, un litro! Lei l'ha bevuto questa mattina? No, assolutamente. Io d'origine sono calabrese, però ormai sono 30 anni che sono in questo territorio trevigiano e apprezzo questa tradizione. Infatti sono stati tantissima gente che sono venuti a brindare prima di iniziare una colazione. Abbiamo bevuto già il bicchierino di vino bianco perché primo di agosto fa bene per gli occhi. Praticamente siamo ubriachi. No, adesso ho caso, bevo ben bugliare la bottiglietta, l'ha messa in frigo. Beviamo caffè perché noi ci crediamo e lo beviamo stasera.